Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, a seguito di alcune visite che durante questa settimana ho fatto per degli immobili che avevano necessità di essere ristrutturati, quindi parliamo degli immobili che dei clienti volevano comprare in asta, è sorto una domanda, ovvero: ma per questi immobili c'è la possibilità di poter ristrutturare, di poter far sì che si possano risparmiare ulteriori soldi, non solo verso l'acquisto, ma proprio verso la ristrutturazione in sé per sé, perché è una cosa molto importante. Oggi sto lavorando dal mio piccolo attico in smart working e con me adesso andiamo a fare una brevissima di qualche minuto intervista con uno dei miei diretti collaboratori, con il quale ormai è nata una bella amicizia, ovvero l'avvocato Francesco Del Buono, e facciamo a lui direttamente le domande relative al bonus 110%. Allora ragazzi, buongiorno. Oggi siamo con l'avvocato Francesco Del Buono, che peraltro è un caro amico, buongiorno. Collaboratore. Buongiorno Francesco. Francesco, con la tua autorizzazione, io ti chiamo Francesco. Sì, ci sentiamo certo. Tutti i giorni. Certo. Allora, con Francesco, che è a mio avviso l'esperto numero uno di riferimento in Italia per quanto riguarda non solo il bonus 110 del quale parleremo oggi, ma di tante altre sfaccettature che riguardano poi le agevolazioni fiscali, anche perché lui ha scritto dei manuali, ne sta scrivendo di altri, giusto Francesco? Sì, certo. E peraltro è anche il fondatore del blog Il Diritto Immobiliare e anche del nuovo blog dedicato al bonus, che si chiama bonus110.altervista.org, giusto? Org. Ok, perfetto, quindi potete andare lì e dare un'occhiata, che vengono fatti degli articoli molto molto interessanti. Allora Francesco, cerchiamo di fare un attimo chiarezza, perché come sai noi andiamo a vedere tanti immobili, vediamo tante situazioni, e gli immobili oggi hanno necessità di essere ripristinati, ecco, hanno bisogno di una ristrutturazione. Non tutti gli immobili possono ottenere, anzi non tutti i casi possono essere oggetto di agevolazione del bonus 110, perché ovviamente, come vi spiegherai e come potrai confermarmi, questo bonus è riferito solamente a quegli immobili che hanno bisogno di una ristrutturazione, di un salto di classe energetica, e non per le nuove costruzioni, quindi non da zero. Io quello che ti chiedo è ci fai una breve illustrazione di questa agevolazione? Sì. Allora, il bonus 110, che è una novità dello scorso anno, è stato introdotto col decreto legge 34 del 2020, appunto si va ad affiancare alle agevolazioni fiscali già esistenti, quindi all'eco bonus, al sisma bonus, al bonus ristrutturazioni, e prevede una detrazione appunto del 110% per interventi di riqualificazione energetica e interventi di messa in sicurezza sismica. Per interventi di efficientamento energetico, la norma divide fra interventi trainanti e interventi trainati. Gli interventi trainanti sono quelli indispensabili per raggiungere appunto la detrazione, sono interventi di isolamento termico esterno dell'edificio, quello che va sotto il nome di cappotto termico, e il rifacimento dell'impianto di riscaldamento con un impianto a condensazione di classe A, e quindi sostanzialmente sia per gli interventi su impianti di riscaldamento centralizzati, quelli condominiali, sia per gli impianti delle singole abitazioni. Delle unità immobiliari unifamiliari. Ok, perfetto. Poi ci sono a fianco a questi degli interventi che vengono definiti trainati, che se abbinati a quelli che abbiamo visto portano anche questi alla detrazione del 110, e sono il rifacimento degli infissi, l'installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, l'installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici.
Questi sono gli interventi trainati. Interventi trainanti e trainati insieme devono permettere di raggiungere un salto di due classi o una classe se siamo già in un edificio che ha una classe elevata alta. E quindi queste sono le tipologie di interventi per quanto riguarda l'efficientamento. Quindi diciamo, se per esempio ci sono quegli immobili che fanno parte della, insomma, sono stati costruiti negli anni 60, negli anni 70, che hanno una classe energetica G, in questo caso, correggimi se sbaglio, c'è bisogno di almeno un paio di classi, diciamo, di merito, Sì. No, chiamiamolo così, perché una non basta, è no, no, non comunque basta. è molto bassa, giusto? Qual è il minimo, diciamo, per scalare almeno di una classe? Cioè, se siamo, per esempio, nella classe B, lì basta una, giusto? Dobbiamo andare nella classe, però anche la A poi si modula. Certo, ce ne sono tre, poi, chiaro. Sì. Quindi Ok. dobbiamo vedere la classe di partenza, quindi con il nostro APE. Se ovviamente trattiamo di un condominio che quindi non ha l'APE, si realizza un'APE che viene detto convenzionale prima dell'intervento e poi un'APE post-intervento che ci permette di vedere qual è la situazione di partenza e quella finale e quindi verificare il salto delle due classi. Ok, io per esperienza vi posso dire, Francesco, tu me lo confermerai, che se l'immobile in questione che volete eventualmente, sul quale volete utilizzare questo bonus 110, se presenta degli abusi edilizi, che siano piccoli o Sì. grandi, non può essere utilizzato, correggimi se sbaglio. Allora, per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni di edificio, la norma è stata modificata specificando che l'abuso per non permettere di avere l'agevolazione deve essere sulle parti comuni. Quindi diventano irrilevanti gli abusi compiuti nelle singole unità immobiliari. Quindi se Ok. parliamo di un intervento su un condominio, noi dobbiamo andare a vedere se vi sono degli abusi nelle parti comuni, a prescindere poi da quello che i proprietari hanno fatto nelle singole unità immobiliari. Certo. Ok, perfetto. Ora, questo bonus 110 confonde un po' le idee su internet, perché ci sono tanti che si Sì. stanno spingendo, la gente non riesce, c'è un po' di Sì. confusione, questa è la realtà, tu Sì. me lo puoi confermare. Molti si chiedono, ma io so che se devo avere uno sconto ho una percentuale massima del 100%. Perché il Sì. 110? Perché questa è una leva, giusto? Spiegaci meglio. Allora, sì, è il sistema, diciamo, per il quale è stato creato il 110 è quello della cessione del credito. Quindi introduciamo quest'altro elemento. Allora, infatti, affianco alla possibilità di usufruire della detrazione in dichiarazione dei redditi in 5 anni con 5 rate annuali, vi è la possibilità di cessione del credito. Cessione del credito che può essere fatta in due modalità. Allora, la cessione a soggetto che realizza i lavori, quindi all'impresa che ci realizza i lavori, e quella è la cessione con sconto in fattura, perché fonte della detrazione fiscale che noi cediamo, il fornitore ci va a scontare quell'importo sulla fattura. Pensiamo al credito fiscale come una moneta virtuale Sì. che noi cediamo a fronte del riconoscimento di una somma monetaria. Quindi il fornitore ci andrà a scontare l'importo dei lavori sulla fattura, perché noi gli cediamo il credito. Oppure possiamo cedere il credito a dei soggetti terzi. Per esempio, l'esempio classico è quello delle banche, che acquistano il credito, quindi il 110, Sì. a fronte di un finanziamento che poi serve al committente per pagare i lavori all'impresa e quindi praticamente poi quel 10% in più diventa sostanzialmente la leva, il compenso che sostanzialmente guadagna il cessionario. Allora faccio un esempio concreto. Le Sì. banche fanno questi contratti di finanziamento a fronte di cessione del credito. Allora io gli cedo 110, quindi l'intera detrazione. La banca mi dà 100, 102. Quel differenziale sostanzialmente è la È il remunerazione. motivo, è la leva È che la spinge remunerazione, sì. l'azienda E a prendersi questo credito, perché quindi io con altrimenti. quello che
con quella somma andrò a pagare i lavori, sostanzialmente. Ok, perfetto. È chiaro che chiariamo una cosa, su internet purtroppo se ne sentono e vedono tante, perché la Sì. gente purtroppo, anch'io, quando tu lo sai benissimo, nelle varie operazioni che portiamo avanti, molto spesso mi capita che quando mi contatta un agente immobiliare e dice io ho questa esigenza, oppure c'è il cliente e dice io voglio comprare questi immobili in asta o vogliamo fare questo stralcio. Posso utilizzare anche il 110, non sempre il 110 si può utilizzare sull'immobile. Sicuramente molti fanno confusione sul fatto che il 110 vuol dire avere dei lavori gratis. Quindi su questo dammi una smentita, chiaramente, perché non è così, chiaramente. Allora, sì, allora, a parte che il 110 non si può applicare sempre, quindi dobbiamo vedere se devono essere fatti dei lavori in condominio o sulle singole unità immobiliari del condominio, perché se parliamo di singole unità immobiliari del condominio, il 110 in maniera autonoma non si può fare. Se Esatto. invece Ma non sono parliamo, gratis i lavori, però, questo è il discorso. se parliamo di unifamiliari, allora sì, poi ovviamente a seconda delle tipologie di interventi. Certo. Specificamente relativo al messaggio che è passato, lavori a costo zero, io sarei molto prudente, Certo. perché per quanto diverse imprese mi hanno detto noi riusciamo a realizzare, a stare nei costi e quindi con la cessione, con lo sconto in fattura, far pagare zero al committente, non sempre è così, perché vi sono sicuramente delle spese che possono non essere coperte o magari degli interventi correlati a quelli che andiamo a fare che magari non rientrano nel 110, magari vanno nel 65 piuttosto che nel 50. Anche Certo. le spese dei professionisti, per quanto le spese di progettazione, direzione dei lavori, asseverazione, visto di conformità, quelle sono tutte ricomprese, poi possono essere portate in detrazione nel 110, perché poi c'è tutta una procedura articolata, poi per riconoscimento della detrazione e cessione del credito. Per esempio, c'è la questione compenso amministratore di condominio, che è una questione che si trascina da tempo, su cui l'Agenzia delle Entrate non ha mai espresso una posizione chiara, univoca, favorevole a far rientrare il compenso straordinario dell'amministratore nella Sì, detrazione sì, fiscale. sì. Ma a parte questo, ripeto, vi possono essere anche delle piccole singole attività, opere che devono essere fatte e che nel 110 non possono rientrare. Certo, va visto tutto caso per caso sostanzialmente, Esattamente, questo è, sì. perché non c'è una regola univoca, cioè non No, c'è ma un'unica strada. non ci può essere perché gli edifici hanno ognuno delle sue particolarità, ognuno ha bisogno di Certo. specifici interventi e quindi poi caso per caso bisogna vedere cosa si può fare in quell'edificio, si può avere il salto di classe, sì. Quali interventi bisogna fare, ma magari si può abbinare a quello un altro intervento che ci permette di avere un altro vantaggio, però magari quello nel 110 non può rientrare. Quindi Sì, perché tanto comunque il 110 può essere poi affiancato da tutti gli altri incentivi che ci sono, come l'ecobonus, giusto? sì, per diciamo specifici interventi, ovviamente su un intervento non concorrono più detrazioni, però se io devo fare unitamente a quello un altro intervento. Per esempio, c'era chi mi chiedeva, dice, ma io voglio fare gli interventi col 110, devo fare il cappotto Sì. termico esterno, ma posso rifare il bagno? No, il bagno non può C'entra rientrare nel niente. 110, cioè Certo. va nel 50, non nel 110. Sì. E possono essere, diciamo, utilizzate insieme, quindi, oppure no? Sì, però cioè, sono interventi diversi, quindi Certo. ogni intervento deve avere la sua fattura, la sua, Certo. diciamo, motivazione, perché poi devono essere contabilizzate diversamente le spese, perché poi ci sono quelle dove abbiamo il 110 e quelle dove abbiamo un'altra percentuale. Ognuno segue il proprio iter, diciamo così, Sì, quindi va visto tutto, però si esattamente. possono avere diverse agevolazioni contemporaneamente, ma non nella stessa pratica, ecco, No, perché sono diciamola così. interventi diversi e quindi Certo. fare, diciamo, differenziare le attività. Ok. Francesco, tre fattori positivi del bonus Allora, 110 quali sono? sicuramente, diciamo, la parte positiva è legata alla cessione, perché la cessione permette di godere a tutti pienamente, piuttosto che l'utilizzo diretto della detrazione, che non permetterebbe a chi ha dei redditi bassi o comunque
ai soggetti incapienti o a chi Certo. ha altre spese a portare in detrazione di fruire pienamente del bonus. Gli effetti poi sul settore dell'edilizia, sul settore delle costruzioni, infatti le imprese si sono, nonostante le difficoltà, attivate subito. Io ho ricevuto subito diverse richieste, parlo di giugno-luglio dell'anno scorso, di imprese che già volevano capire come lavorare su questo, nonostante all'epoca c'erano molti dubbi, molte criticità nelle norme. Sì, Quindi eravamo questo. all'inizio comunque, E quindi. poi il beneficio di riqualificazione del patrimonio edilizio, quindi l'ammodernamento, avere degli edifici più attenti ai consumi, e questo poi va ad aumentare il valore dei singoli immobili. Beh, cioè, e poi ovviamente in maniera diretta agevola anche gli stessi proprietari, quindi chi ne Sì. usufruisce di quell'immobile, perché chiaramente a medio e lungo termine i costi anche delle Sì, ecco bollette, per perché esempio, di il gas. miglioramento energetico degli edifici porta ovviamente poi a ridurre la bolletta energetica sostanzialmente. Quindi, per esempio, il Certo. consumo per il riscaldamento ovviamente si riduce. Certo. Chiaramente siamo, secondo me, troppo, diciamo, siamo ancora all'inizio siamo al punto di partenza, ecco, del capire come funziona, come utilizzarlo al meglio. Infatti, Sì. No, non è ancora a pieno regime questo 110 per una no. serie di motivi. Il Covid, chiaramente c'è stata una restrizione. E Allora, sì, dimmi, infatti. sì, vai, dimmi. Allora, no, no, infatti siamo partiti molto a rilento. Secondo uno studio a febbraio, eravamo all'8 febbraio, avevamo, una situazione per cui i lavori già in corso d'opera avevano fatto maturare un credito d'imposta di 340 milioni di euro, quindi una cifra molto bassa se noi pensiamo alla vastità del patrimonio immobiliare e quindi poi ai costi dei lavori, perché poi il credito d'imposta è dato ovviamente all'importo di spesa. E quindi Certo. stiamo ancora molto, molto indietro. E Ok. quindi mi innesterei poi a, diciamo, enunciare alcuni aspetti negativi sostanzialmente, se tu sei d'accordo. Sì. Allora, proprio perché, appunto, vista la situazione generale, siamo ancora molto indietro. La norma però prevede che i lavori debbano completarsi al 31-12-2021, salvo una proroga per il 2022 di 6 mesi, sottoposta però all'approvazione dell'Unione Europea nel pacchetto delle misure del Recovery Plan, e addirittura fino a fine 2022, se entro giugno abbiamo fatto almeno il 60% dei lavori. Sono tempistiche molto ridotte, tenendo conto della complessità degli interventi, ma di tutta la fase preparatoria, quindi lo studio di prefattibilità, la progettazione, la realizzazione, tutte le varie fasi sostanzialmente, tenendo conto della situazione che abbiamo, del fatto che le assemblee, per esempio gli interventi in condominio, scontano Sono molte difficoltà, virtuali, sì. sono virtuali, però molti hanno una ritrosia nei confronti di queste assemblee virtuali. Poi le norme non erano molto chiare e quindi nel dubbio molti si sono un po' spaventati, hanno lasciato perdere, hanno aspettato dei chiarimenti e quindi il tempo è passato sostanzialmente. E Certo. per avere, secondo me, degli effetti evidenti sia dal punto di vista economico, quindi per far lavorare il settore dell'edilizia, sia in termini di benefici su un'ampia Bisogna parte del prorogare. patrimonio immobiliare, bisogna prorogare, serve un progetto a lungo termine. Bisogna Non assolutamente possiamo andare prorogare, avanti di sì. proroghe di un anno, 6 mesi. Non, No, cioè, infatti, serve un tot eh. di. Anche perché le imprese, magari andando verso fine anno o comunque andando in prossimità della scadenza, si fermeranno. Dice: ma perché non sappiamo se verrà prorogato Certo, meno? certo, certo, certo. Una Come situazione di dicevo, ho detto. incertezza non, diciamo, blocca sia i proprietari che vogliono fare dei lavori, sia le imprese. Sì, sì, Quindi sì, sì. Beh, non, è evidente che, insomma, è un freno il dubbio non sostanzialmente. agevola, perché No, poi infatti. chiaramente
come si suol dire, Roma si dice che non è stata costruita in un giorno, ma in questo Vista la caso situazione che tutto, abbiamo, che già è di incertezza, e esatto, tutta quindi. la ristrutturazione patrimoniale, se vogliamo chiamarla, se vogliamo dire a livello nazionale, non lo si può fare neanche in 6 No. mesi, probabilmente non lo si può fare neanche, io credo, neanche in un anno, se non 2, ma bisogna, secondo me, No, no, dare no. una prospettiva di 3 anni nel quale poi uno si riesce ad organizzare, anche perché per organizzarti, per preparare Ma tutto, anche tutto quanto, 5 anni. esatto, già vanno via dei mesi, Non quindi. ci dimentichiamo di quanti edifici vanno riqualificati. Certo, Per quello che quanto disastro. è solo il settore abitativo, ma il settore abitativo, cioè, Certo, parliamo io lo di vedo in decine di asta. milioni di edifici. Assolutamente. Quindi il vantaggio oggi c'è, e si può utilizzare col 110%, ciò che prima non nessuno di noi aveva, perché comunque generalmente prima si comprava solo dal mercato libero, si cercava di estrapolare un 5%, un 10% con la contrattazione, quindi si andava veramente rosicati, così facevano i lavori ed erano tutti a carico nostro, e se per un motivo X volevamo venderlo dopo un anno, 2 anni, 3 anni, chiaramente non si riusciva mai a recuperare quella somma, o anzi, molto spesso si andava sotto quello che in realtà Sì, si era speso per l'immobile. non dimenticando che a fianco al 110, che ha dei requisiti molto stringenti, ci sono le Altre agevolazioni. altre agevolazioni, quindi per l'efficientamento energetico nella singola unità immobiliare, quindi interventi che vanno al 50 o al 65, il bonus ristrutturazioni, la combinazione eco più sisma bonus a secondo che può arrivare quella all'85%. C'è il bonus facciate al 90. Queste altre agevolazioni hanno una scadenza imminente? Allora, praticamente la possibilità di cessione scadrà per tutte quest'anno, quindi 31 31 dicembre. 12 2021. Però ovviamente queste detrazioni vengono di anno in anno prorogate. Quindi Sarà sicuramente vedremo così a fine anche anno se quest'anno. verranno prorogate Sì. nella stessa misura, quindi come percentuali, come massimale Sì, di spesa. anche perché personalmente credo che questa situazione prima del 31-12 non si ripristinerà e ci ritroveremo al 2022, che ormai sono 2 anni che affrontiamo questa Sì. situazione. Sicuro lo so perché, come ti dicevo l'altro giorno, quasi, notizia quasi certa tra i vari contatti lavorando, Sì. notizia quasi certa che ci sarà la proroga. Di quasi tutto, per esempio anche per gli sfratti della prima casa, insomma, tutto quello che Sì. riguarda poi l'immobiliare. Va bene, allora ragazzi, se avete delle domande potete scriverle qui sotto, Francesco, poi chiaramente rispondiamo nel caso qualcuno Sì. fa una domanda. Se volete una consulenza, un parere specifico per ogni vostra situazione, potete scriverci tramite email info@astifiziaristratici.it o andare sul sito e scriverci, o se volete visitare il blog dell'avvocato Del Buono, potete andare su il diritto immobiliare o bonus110.altervista.org. Quindi io, Francesco, ti ringrazio, grazie per il tuo Grazie a te. intervento, ci vediamo alla prossima. Grazie e buongiorno a tutti. Bene ragazzi, come sempre, se volete, qui sotto trovate il link per iscrivervi alla lista di attesa di Aste per Business. Se volete imparare a diventare degli investitori immobiliari, volete imparare a fare delle operazioni e volete avere un team che vi aiuti, vi supporti nel confezionare e per poi rivendere le migliori operazioni immobiliari. E a breve vi anticipo anche che stiamo preparando, visto che me l'avete chiesto e ce lo chiedete in tanti all'interno del gruppo Facebook, all'interno delle email, all'interno di tutti i canali con il quale comunico con voi, ci avete chiesto di poter partecipare a delle operazioni immobiliari, ce lo chiedete continuamente, restate sintonizzati perché a breve sta arrivando qualcosa di molto interessante che vi permetterà di poter partecipare con noi direttamente, quindi anche con me, direttamente a un'operazione immobiliare per guadagnare i vostri primi soldi da investitori. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!